Partecipazione intensa a Sant'Arsenio per il terzo appuntamento dell'incontro di fase di ascolto promosso dal GAL Vallo di Diano al fine di raccogliere informazioni utili per l'elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale. Nonostante i tempi brevi per la realizzazione del progetto, la struttura del GAL non ha voluto comunque rinunciare ad una fase di ascolto e coinvolgimento del territorio fondamentale per far sì che le azioni su cui si andrà a puntare con la nuova strategia rispondano alle reali esigenze del territorio degli operatori di aziende agricole ed extragricole che investono nel Vallo di Diano cercando di accrescerne lo sviluppo con idee innovative e al passo con le esigenze del mercato. In molti nel pomeriggio di ieri hanno partecipato All'evento fortemente voluto a Sant'Arsenio dal sindaco Donato Pica, che ha accolto e salutato la platea e i referenti dell'ente. Prima di passare la parola alla presidente dell'ente, Angela Dalto, che ha spiegato il perché degli incontri, sottolineando come si tratti di un percorso già avviato dalla precedente amministrazione guidata da Attilio Romano e che l'attuale Consiglio, sotto la sua presidenza, ha voluto riprendere, evidenziando come tale azione consenta di favorire un confronto ed una collaborazione tra cittadini cittadini e istituzioni, favorendo soprattutto il coordinamento sulle azioni da mettere in campo per lo sviluppo dell'area. A illustrare il programma di ascolto promosso dal GAL il coordinatore Italo Bianculli che ha spiegato quali sono le novità della nuova programmazione partendo dalla possibilità in via di definizione per il GAL stesso di realizzare i bandi in base alle azioni previste nel progetto. Nella programmazione 2014-2020 infatti gli enti di azione locale dovevano programmare la distribuzione delle risorse sulla base dei bandi emessi dalla Regione Campania potendo apportare solo piccole e spesso insignificanti modifiche, purché avallate dall'ente regionale. Bandi che non sempre erano adeguabili alle reali specificità dei territori, ma che venivano calibrate dalla regione su vasta area e pertanto non adattabili a tutte le aree, visto il contesto regionale molto eterogeneo. Per la nuova programmazione 2023-2027, secondo quanto evidenziato dal coordinatore Bianculli, sembra che si stia procedendo verso il riconoscimento ai GAL della capacità di produrre direttamente i bandi avendo come unico obbligo quello di rispettare le linee tracciate nel progetto di strategia di sviluppo locale presentata laddove risulti beneficiario dei fondi. Due le linee di azione che potranno essere individuate tra le sei proposte e che saranno scelte sulla base anche dei dati emersi dai questionari che i cittadini e operatori del territorio potranno compilare. I questionari proposti dal Gallo sono disponibili online sul sito dell'ente all'indirizzo www.galvallodidiano.it, oltre che cartacei distribuiti nel corso degli incontri promossi sul territorio dall'ente.